Gurita. Abbiamo mangiato? La gurita. Ma com'è che si dice mal? Come? Aspetta. Salute. Ciao ragazzi, bentornati con noi in Gelage Italia. Io sono Brocian e... Nonna Graziella. Nonna Graziella. Ok ragazzi, visto che oggi nonna è l'estate, fa caldo, tanto tanto caldo, e la nonna vuole che ci insegna una ricetta semplice a base di pesce. Allora nonna, allora prendiamo che pesce è? È una piovra, è un tipo di polipo, è un pesce abbastanza, un polipo abbastanza grande, ce ne sono da un chilo, da due chili, però questo è un chilo quasi. Mostriamocelo in camera, ecco qua. Questa è la piovra. Prima di tutto, quanti grammi circa? Questa è 850 grammi. Questa è 850 grammi. Gli ingredienti sono: piatto principale la piovra. Per cucinarla gli ingredienti sono la carota, il sedano, uno per condire e uno per cucinare, la cipolla, il basilico, le erbe aromatiche, l'aloro e il rosmarino. Ecco ragazzi, questi sono gli ingredienti per cucinare la piovra. Allora io metto la carota. Dobbiamo anche lasciarla intera, non serve pulirla, lavarla e pulirla. Dopo mettiamo il sedano, la cipolla, l'aloro, l'aglio, un po' di basilico, un po' di ventuccia. Mettiamo tutto nella pentola. Un po' di sale, non molto, perché dopo quando è cotta si sente se ci vuole ancora più sale. Adesso, mentre l'acqua bolle, io pulisco la piovra. Levo gli occhi, così. Questa è la bocca. Se la pulisce. Si leva questo. Adesso che la piovra è pulita, l'acqua bolle, immergiamo la piovra per 3 volte. 1, 2, 3. Quando voi vedete che i ricci sono diventati così, immergete tutta la piovra nell'acqua bollente. Ecco, così. E si lascia cucinare per circa 25-30 minuti. E mettiamo il coperchio. Se si mette il coperchio a pressione ci vuole 5-10 minuti di meno. Invece se mettiamo un coperchio normale, questo a pressione, in 20 minuti lo cucino. Facciamo così. Ecco, questa è 20 minuti e a posto. Nonna, allora, visto che noi dobbiamo aspettare che la piovra è pronta, e mentre aspettiamo cosa facciamo? Cosa facciamo? Magari tu hai delle ricette nuove o vorrei condividerci? Una ricetta della vita. Una ricetta della vita, la ricetta della come vita. Si chiama? La ricetta della felicità. La ricetta della felicità. E gli ingredienti? Quali sono? È una ricetta che mi ha dato una signora molti anni fa. Molti anni fa, vuol dire che questa qua tramandata. È tramandata. Da anni. Dai. Questa poi, ricetta della felicità. Puoi dirci gli ingredienti? Ci sono un po' di ingredienti, si deve mescolare. Allora facciamo 100 grammi di compressione. 100 grammi di compressione. Poi? 200 grammi di pazienza. Poi? 300 grammi di dolcezza e tanta affettuosità. Mescolare a lungo lentamente. Quindi sono tutti quei ingredienti. Tutti quei ingredienti messi tutti assieme. Mescolare lentamente. E aggiungere sempre un pizzico di allegria. Pizzico di allegria. Pizzico di allegria.
cuocere a fuoco moderato per tutta la vita. Per tutta la vita, quindi questa ricetta vale, vale per tutti, per bambini, grandi, piccoli, tutta l'età. Tutta l'età, per qualunque età, va bene. Per un matrimonio, per una convivenza, per una vita migliore, per tutta. E questa è proprio il segreto. Proprio il segreto di questa ricetta. Ragazzi, ascoltate me, che io è già molti, molti anni che pratico questa ricetta. Perciò la vita è andata, va bene, va male, però ci vuole sempre questa ricetta. Ed è funziona questa ricetta? Questa ricetta funziona. Funziona, ragazzi, molto, fino adesso, quasi 80 anni questa ricetta. Anzi di più perché è tramandata. È tramandata, no, ha più di, quasi 100 anni questa ricetta. Cosa devo dirti? Grazie mille. Ha più di 100 anni, ha più di 100 anni. Grazie mille dei segreti con la ricetta delle felicità, speriamo che seguiamo questa ricetta e avremo anche della felicità tua. Grazie nonna, grazie mille! Ciao! Questa è la piovra. Adesso la mettiamo qui, si aspetta che si leva tutta la pelle, si aspetta un pochino che la piovra si raffreddi e prepariamo il condimento. Io lo preparo col sedano perché è più leggero e più di una verdura. Così, che la piovra è fredda, la tagliamo a pezzettini, così, ben cotta, così va bene. Mettiamo nella pirofila, così, un po' alla volta. Number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air. That's how I roll. I got tons of soul on my true collectible. Ecco, questa è l'insalata di piovra condita e buon appetito. Ho ghiacciandola per molti anni. Comunque, come tutti, insomma. Poco c'è andato, sai che mi è preso? Sì, ma il piatto. Ma qui ti ha fatto? Chi ti mangi pesa, sì. È buono questo a fresca perché c'è sedano. È buono. Mamma mia. Ora assaggiamo la cerata di piove. La ricetta della nonna Grace. Wow. Con più limone, hai visto? Sì, che buono che è. Sì. E dopo è più freddo ancora. Adesso è proprio freddo. È raro. Magnus. Magnus. Non so dire. Dai, allora. Magnus. Questa in parola indonesiano si chiama gurita. A piovra. Piovra si chiama gurita. Abbiamo mangiato la gurita. Gurita. Allora. Gurita. Abbiamo mangiato? La gurita. Ma com'è che si dice mai? Aspetta. Salute. Io stavo contenta di vedere. No, con questo, con le cucchiaie. Basta. La cucchiaia è morita. Ah, se le piace questo, eh? Buono, sa. Molto, molto buona. Allora, buono, va. Piatto fresco. Estivo. Mi piace la solita. Se non ci ho battuto. Salat gurita. Se la canciuba. Di buon di Roma. Buona, buona, buona. Complimenti, nonna. Grazie. Complimenti, nonna. Grazie. Grazie di tutti. Ci salutiamo tutti a casa. Certo. Vuoi dire qualcosa ai ragazzi? Dai, dì. Sì.
seguiteci, seguitemi su Instagram, seguitelo su Instagram, commentate in questo ultimo video. Direi tuo Instagram? Aurora.goletti. E dopo iscrivetevi ovviamente al canale. Iscriviti. Subscribe. Subscribe. Vuoi dire qualcosa, nonna? Ciao Indonesia. Saluto a tutti gli indonesiani e anche al mondo. Anche a tutto il mondo. Tutto il mondo che ci ha seguito sul nostro canale. Grazie di tutti. Ci seguiti sempre. E ringraziamo sempre voi che ci seguite. Ciao. Ci salutiamo, nonna. Ciao. A tutti. Terima kasih. Come? Devi dire terima kasih. Terima kasih. Ciao.